Buon pomeriggio, ben arrivati a tutti, grazie di essere presenti in questo luogo magico che la nostra città sta regalando ai pesaresi in questo anno bellissimo che è l'anno della cultura per Pesaro 2024. Grazie per essere così numerosi. Oggi abbiamo l'occasione non solo di presentare il libro di una bellezza incredibile e unica, ma abbiamo secondo me la possibilità di rendere omaggio con un bellissimo applauso ad un'artista eclettica, una persona che ha lasciato e lascerà sicuramente negli anni un ricordo bellissimo dei luoghi della nostra città con sensibilità e anche con tanto humor. Sto parlando ovviamente di Franca Mercantini. Prego. Grazie Franca. Grazie per la tua energia, grazie per il tuo umorismo, grazie ma soprattutto per la tua sensibilità, perché nel libro che presentiamo oggi, che è una raccolta in realtà di poesie in vernacolo pesarese, c'è tutta la tua storia, c'è tutta la bellezza della nostra città e soprattutto c'è proprio l'unione di questi due elementi, cioè di un cittadino pesarese che vive e ama la sua città. Questo pomeriggio, come dire, sarà l'occasione non solo per promuovere il suo libro, ma anche per ricordare tutto il suo percorso, anche teatrale, non solo di poesie. Prima di iniziare, però, io vorrei chiedere al vice sindaco del Comune di Pesaro, Daniele Vimini, di avvicinarsi per un saluto. Io avrei dovuto stare sul palco, così riusciamo a comunicare meglio anche agli amici che sono fuori in piazza. Colgo l'occasione e rubo il microfono per porgerlo al vice sindaco Daniele Vimini. Grazie per essere con noi. Grazie Thomas. Un saluto a tutti voi, a tutti gli ospiti, ma in particolar modo un saluto a Franca. Siamo molto Grazie. felici che Franca Mercantini sia qui oggi a presentare il libro e in questo posto strano chiamato Alusfera, che non so come si dice in dialetto, in genere i nomi difficili rimangono uguali in dialetto, quindi siamo nella Alusfera. E quando con Nicoletta e con gli altri pensavamo a un luogo adatto per presentare l'importanza, insomma, di questo nuovo libro, abbiamo pensato a questo posto, perché intanto rappresenta la capitale della cultura e poi perché adesso forse da qui dentro non ve ne accorgete, lo dico anche per mettere un po' l'ansia a quelli che parleranno dopo, l'ho già fatto con Caldari di Riviera Banca, che ringrazio, parlando da qui siamo ascoltati anche in piazza, quindi anche il maestro Morosi sarà ricanterà in piazza perché da qui c'è una telecamera che poi trasmette direttamente al pubblico che passa o che si ferma a vedersi da uno schermo. Al di là di questo, ho avuto modo di scorgere il libro, non ancora di leggerlo tutto, ma le sezioni del libro già parlano direttamente di Franca, perché ci racconta i personaggi, ci racconta i luoghi e ci racconta le feste e le tradizioni. I personaggi con la capacità di descrivere di Franca, l'ironia, il sapere dare un là senza giudicare, ma facendo capire le cose, i luoghi, che sono i luoghi quelli che ci chiodano, che ci affezionano e che sono nei nostri ricordi, che fanno la bellezza della nostra città e dei nostri ricordi, e le feste e le tradizioni, che sono quelli che fanno stare insieme, che sono le tante situazioni in cui Franca ha raccontato le sue poesie, oltre che naturalmente promosso i suoi spettacoli, e sono quelli che fanno comunità, che poi tutte assieme fanno in modo che insomma, una poesia, un ricordo sia ancora più forte. Quindi grazie veramente Franca per tutto quello che hai sempre dedicato e continui a dedicare a noi, alla città, a tutta la comunità, a come l'hai saputa raccontare, e grazie veramente anche a tutti voi perché questa sera sarà una di quelle più indimenticabili di questo anno da Capitale della Cultura. Grazie. Grazie, grazie vice sindaco. Rimettiamo il microfono di qua così non dà fastidio. Allora, io in realtà, Franca, devo dirti una cosa. Credo che tutto quello che stiamo dicendo, che diremo, identificherà perfettamente il tuo percorso, ma io voglio regalarti questa cosa. Mia mamma mi diceva sempre, quando uscivano i tuoi spettacoli a teatro, lei era la prima che chiamava per avere il biglietto, e mi diceva, perché la Franca riesce a farci sorridere, ma a farci riflettere.
anzi, forse facendoci ridere ci fa anche riflettere sulle tematiche della vita. E questo credo che sia una caratteristica veramente degli artisti, delle persone che hanno una visione, una capacità di intravedere nella vita di tutti i giorni il valore di quello che viviamo. Quindi grazie Franca per quello che hai fatto, che ci hai regalato. Grazie a voi. Questo libro ovviamente nasce dalle poesie, dai versi di Franca, ma aveva necessità di essere in qualche modo coordinato anche da un'esperta. E allora io vorrei chiamare vicino a me la persona che ha raccolto, organizzato i contenuti poetici e per aver scritto le introduzioni e le note alle varie liriche e anche per aver ideato e curato il progetto grafico dell'opera. Facciamo un grandissimo applauso all'insegnante Maria Antonietta Donati. Ben arrivata Maria Antonietta, prego, ridiamo il microfono, ti lasciamo il leggio, io intanto porto via questo perché lo tengo io, è il libro che poi potete portare a casa quest'oggi dopo questa bellissima chiacchierata che faremo insieme, poi vi presenterò anche la parte che viene dopo di me. Prego Maria Antonietta. Onde evitare problemi dovuti all'emozione, mi sono scritta quelle poche parole che sto per dire. Mi chiamo Maria Antonietta Donati e sono un'insegnante. Ho iniziato la mia collaborazione con Franca Mercantini nel 2019, quando abbiamo scritto insieme la sua intensa autobiografia intitolata L'altalena della vita, pubblicata poi nel 2020. In quell'anno di lavoro, fatto di incontri quasi quotidiani per analizzare scritti e foto, registrare esperienze e confidenze, leggere poesie e copioni teatrali, ho conosciuto profondamente Franca come donna, forte, coraggiosa, sensibile e come artista, eclettica, creativa, dotata di uno spiccato senso dell'umorismo con il quale riesce a comunicare divertendo. La mia collaborazione è continuata nell'articolazione di vari progetti per la divulgazione del libro e delle poesie dell'artista. Quindi arriviamo a come è nato Pesare del Cor. Da tempo pensavamo di raccogliere le tante poesie edite e alcune inedite, perché Franca Mercantini ancora scrive e produce, di raccoglierle dunque in un'antologia. Il riconoscimento alla città capitale italiana della cultura 2024 ci ha fornito l'idea di rendere omaggio a Pesaro con quelle liriche dedicate alla città natale dell'artista. Così, con Pesare del Cor, Franca Mercantini ripercorre alcune tappe della sua vita, attraversando luoghi del cuore, ricordando volti a lei cari, esternando emozioni e suggestioni evocate da una festa, una tradizione popolare, un vissuto, con l'intento di condividere la passione e l'orgoglio di essere pesaresi, che con lo sguardo e con il cuore sanno amare questa città. Le poesie sono percorse da quella sottile vena gioiosa dell'artista, capace di rendere meno malinconici certi ricordi, con la forza di suscitare il sorriso e trasmettere sempre speranza e fiducia nella vita. Le brevi introduzioni alle varie poesie sono come il filo di Arianna che conducono il lettore lungo il percorso cittadino, un percorso nel tempo e nei luoghi di ieri e di oggi, riscoprendo tradizioni e trasformazioni di una città viva, palpitante, proiettata verso il futuro, ma con la memoria del passato. In che modo nel libro tradizione e innovazione si incontrano? Le poesie raccolte in Pesare del Cor hanno la voce del dialetto, questo immenso bene culturale, lingua madre dei pisaresi, parole dal suono onomatopeico, modi di dire che hanno l'immediatezza della comunicazione, lingua tramandata oralmente che Franca Mercantini, dialettista, ha avuto il pregio di trasformarla in lingua scritta affinché tutti potessero avvicinarsi ad essa, conoscerla, riscoprirla, apprezzarla, continuare a tramandarla come lingua viva, restituendole la dovuta dignità. Per avvicinare i profani al vernacolo, abbiamo pensato di introdurre a piè pagina note esplicative di termini particolari,
note che permettono di comprendere meglio il senso della lirica. L'obiettivo principale è comunque avvicinare i giovani alla conoscenza del dialetto, in modo che questa lingua continui a vivere. Per questo ci siamo avvalsi di nuove tecnologie. Collegamenti QR code permettono al lettore di ascoltare alcune poesie recitate dall'artista, la cui viva voce è accompagnata da un sottofondo di suoni e musiche collegate ai versi. Tradizione e innovazione si amalgamano in Pesaro Telcor, che è un omaggio a Pesaro Capitale, che è un piccolo capolavoro da leggere, da ascoltare, da amare. Vorrei per ultima cosa ringraziare l'artista Franca Mercantini e sua figlia Nicoletta per avermi concesso ampia libertà e fiducia nello svolgimento di questo progetto. Grazie. Grazie, grazie Maria Antonietta, grazie per la presentazione, grazie anche e soprattutto per il grande lavoro che hai fatto insieme a Franca Mercantini. Come vedete, gli artisti hanno una capacità, quella di attrarre persone preparate, persone capaci e di fare in modo che quel team, quel gruppo di persone riesca a lavorare nel miglior modo possibile per rendere ancora più vivo e più forte il senso di quello che si crea. Quindi grazie, grazie Maria Antonietta. Io voglio insieme a lei però ringraziare anche le altre persone che hanno collaborato alla realizzazione di questo bellissimo progetto che poi è diventato il libro Pesaro Telcor. L'artista Rita Virginia Silvotti, che è qui con noi presente, si alza così la salutiamo. Dov'è? Eccola, eccola qua in prima fila, che ha illustrato in modo originale la copertina e le poesie con disegni che fanno parte di una collezione inedita dal titolo Il tratto dell'anima, che sono esposte qua all'interno della Lusfera alle vostre spalle, poi uscendo le potete visionare. E poi il maestro Claudio Morosi, che poi ci regalerà una sorpresa. Non vi anticipo nulla, però tanto gli possiamo fare un applauso perché è con noi per un motivo speciale che scoprirete strada facendo. Poi ancora il videomaker Fabrizio Colonesi, che ha servito il servizio fotografico, l'ingegnere del suono Bruno Tesei per le registrazioni vocali e gli effetti sonori per il montaggio del video di supporto alla canzone Alla mia città, che è una delle poesie che troverete all'interno del libro. Il tecnico programmatore Dennis Badioli e in ultimo il presidente del Consiglio Comunale Marco Perugini, che ha permesso il collegamento digitale di questo luogo in Piazza del Popolo. Quindi in questo momento, anzi, possiamo anche fare un applauso a chi sta fuori, così ci facciamo sentire. Franca, l'energia arriva in tutta la piazza. E poi ovviamente non possiamo non ringraziare gli sponsor, Franca, che hanno reso possibile questo lavoro, questo regalo che Franca fa alla città. E quindi voglio ringraziare Riviera Banca, Char S.P.A., la Coop di Villa Fastigi e Tagliabracci Group. Però a nome degli sponsor, in particolare di Riviera Banca, io vorrei vicino a me per un saluto il presidente di Riviera Banca, il commendatore architetto Fausto Caldari, per un saluto. Commendatore, ben arrivato, prego, si avvicini pure al podio, all'eggio, le lascio il microfono. E grazie di cuore per l'impegno e per la presenza. Buonasera a tutti. Sono felice di essere qui in occasione della presentazione del libro della signora Franca Mercantini e sono orgoglioso di portare un cordiale saluto alle autorità, all'autrice, ai partecipanti dell'anno di Pesaro Capitale della Cultura 2024, anche a nome del Consiglio di Amministrazione e della direzione della nostra banca. Siamo nel tema della cultura, in particolare la cultura del luogo. Pesaro ha la cultura del suo vissuto, nel suo presente, nel suo orizzonte. Dalle parole della poetessa e scrittrice Franca Mercantini, grande osservatrice della vita del vernacolo pesarese, delle memorie di un passato che non c'è più, emergono sentimenti, amori, amore, allegria, insomma, quel che sfeva
Per Campè, scusate il mio dialetto, ma io sono un po' romagnolo e quindi fra marchigiano e romagnolo, quindi lo confondo un po'. Quel che sfeva per Campè, prima della guerra, anche ancora c'erano i contadini, i fattori, i conti. Come qualcuno ha detto, le parole di Franca Mercantini a sipario aperto ti fanno ridere, a sipario chiuso ti fanno pensare. È una frase molto importante che fa meditare. Riviera Banca, e lo dico con fierezza, è vicina alla cultura, alla tradizione, alla memoria, perché rappresenta le nostre radici che non dobbiamo mai dimenticare nel presente, incontrando anche il futuro. Accanto alla tradizionale attività bancaria, il nostro istituto svolge un'intensa operatività di carattere extrabancario, sostenendo iniziative per la nostra comunità in diversi ambiti. Riviera Banca è convinta che la cultura rappresenti il pilastro importante dell'economia, ma è vicina anche ad altri ambiti, soprattutto quello sanitario, per la prevenzione e cura della salute. Ha particolarmente a cuore il tema dei giovani. Collabora con le parrocchie, con enti del terzo settore, che promuovono l'arte, la musica, l'inclusione. Sostiene iniziative sportive di valorizzazione dei luoghi, di strategie e promozione turistica nel rispetto delle persone e dell'ambiente. A Pesaro Riviera Banca è presente con 3 filiali. Sostenendo Pesaro, città della cultura 2024, ne sosteniamo anche le sue iniziative economiche. La cura oggi è una modalità di approccio sociale con le persone, con l'ambiente, con la società in genere. Quindi complimenti a Pesaro, ai pesaresi e ancora complimenti alla scrittrice e poetessa Franca Mercantini. Grazie per l'attenzione. Grazie Commendator Caldari, grazie per la sua presenza, grazie per l'apporto che Riviera Banca ha dato a questo progetto. E allora adesso ci siamo Franca, tocca a te. Io quindi lascio il palco, ma soprattutto un saluto, visto che abbiamo con noi oggi anche... Faccio io da solo, di solito non lo chiedo mai, però questa volta l'ho chiesto perché per Franca un saluto lo voglio fare anch'io. Voglio ringraziare Franca, con Franca ci lega un rapporto di amicizia penso vera ormai da molti anni. La voglio ringraziare tanto perché Franca rappresenta la pesaresità, Franca è una donna pesarese al 100%, e devo dire che in questi anni ha fatto tanto per la città, ha fatto tanto per promuovere la cultura del dialetto, perché il dialetto fa parte della cultura della nostra città e del nostro territorio. Continua a farlo, nonostante non è più una ragazzina, però lei ovviamente ancora si sente una ragazzina. La Franca dice sempre che sono il suo ragazzo, la Marzia lo sa, c'è un rapporto quasi come dire d'amore tra me e la Franca, lo diciamo in diretta anche in Piazza del Popolo. Però volevo veramente, io dovete sapere che io ricevo una telefonata dalla Franca almeno una volta ogni 2 o 3 settimane, dove mi dà qualche dritta e qualcosa che non va. Il mio intervento non era previsto, però per Franca ho preso il microfono e come vicepresidente del Consiglio regionale, nient'altro, e non è poco, comunque la voglio ringraziare per tutto quello che ha fatto in questi anni, per quello che continua a fare. È veramente una grandissima persona di cui dobbiamo essere tutti fieri e orgogliosi di averla in città. Grazie Franca. Credo. Grazie Franca. Grazie a voi. Grazie. Se non l'avessi capito, era il vicepresidente del Consiglio regionale Andrea Biancani. Bene, allora adesso lascio, dicevo, il palco all'intervista che porterà avanti la bravissima giornalista Liz Marsigli, che saluto e ringrazio. Ci conoscevamo, ma è la prima volta che collaboriamo insieme. Per me è stato un piacere
è un onore e lascio quindi la parola a te Liz e a Franca Mercantini. Grazie, grazie Thomas, grazie. Ci siamo Franca, ci siamo. Okay. Io sono molto emozionata perché 2 anni fa ho presentato proprio il libro che raccontava la vita di Franca e adesso mi ritrovo qui a presentare un altro piccolo capolavoro di Franca che è un libro di poesie. Poesie, Franca, allora la conosciamo come autrice teatrale, ma effettivamente nel suo teatro c'è la poesia. E lei tanti anni fa vinse anche il premio La donna si racconta con Scarpette rosa, se ti ricordi. E poi 2 anni fa ha vinto il 3° premio nazionale alla Deruta Book Fest nella sezione Poesia in Vernacolo. Quindi voglio dire, non è che Pesaro, capitale della cultura, ha veramente una grande autrice di poesie. Perché? Perché Franca, come dicevamo, produce poesie che regalano emozioni, non c'è niente da fare. Festa in piazza, che avete sentito prima, era una prova di quello che troverete nel QR code del libro. Però io vorrei che Franca, perché tanto la cosa bella di Franca è anche questa, ce ne regalasse un'altra dal vivo. Cosa ne dici, Franca? Ci regali una poesia dal vivo? Ma ve la offro con tutto il cuore. Oh, allora. È quello che aspettavo. Hanno parlato tutti. Mancava la protagonista. Cosa ci vuoi regalare? E dunque, allora andiamo. Sa quella del Port. La festa del Port. Vai, Frank. Anne so se la dega sedo o i pi. Come vuoi. Perché mamma che è narca pes niente. Puoi stare a sedere? Stai bene a sedere? Però la devi dire in piedi, dai. Sì, in se mi aiuti un attimo. Come no? Perché non so da che parte del pianeta sono. Devi stare qua. E quindi per me è tutto nuovo. È tutto qui c'è nuovo. Il tavolo. Sì. Allora, dai. Festa del Port. Me pens che voi altri si d'accordo. Se a te che la festa più bella è quella del Port. Me, casonetta la marena, am l'arcor fi dan quanta era cena. L'era una festa molto sentita, rinnovata, ma la Madonna della schela dedicata. E ogni bisarres, porretto baron, che il giorno il metteva su e il vestito il bon. E anche a noi altre, por ragazzac, parlo più vestito e strac, che il giorno iermi tutto armulit, lustret dalla testa ai pit, ben petinet, sai il scarminel dret come vuol de rondel. La festa la quinceva la mattina, ma lei arriva al port la panchina, era pinta gente, chi bagagliava, chi curiva, parchiappè il barcon che partiva, a portè la benedizione e una ghirlanda di fior, ma chi ha nel tournet dal mer incantador. Le nostre sacoce c'erano a micragna, ma contenta c'erano picchemmi l'albero della cucagna, per poter medie qualcosa, ma femmi altre che scivole giù e a ce sbracemmi da mat, per poter arrivare a rompa clepiat. E tanta fatica, la neva premieda, sa una bella doccia improvviseda. Odor di vino, di pesce, di crocan, bambolini di celluloide, le carrette ambulanti. Tira molla, yo-yo, palloncino lo re. Quando sogno in cielo volet. Poi, quando il giorno e il sera strachet, de giù musica e riset, pianin pianin, aleva la sera, sa la solita gonna nera, pentichieta de stel. Quel partò di l'era il momento più bel, incominciava i fuochi artificiei e i nostri occhi. E brilleva come i gioielli e guardava attentamente dove cascava quel stello lucente.
Corrent la gaida s'arpareva, urlant felice spereva che un pezzo della festa la cadesse tra tu vesta. Ma poi, come d'incan, stel colorete ambulant, sala notte spariva e a sé la favola di quel giorno la finiva. Festa del porto, festa di casa mia, te sì il più bel ricordo di quel tempo pure tua. La sedia è lì, eh? Sedia. Grazie. E quando si diceva che c'è il sorriso, ma non solo, c'è anche un pensiero bello, profondo, a tutte le emozioni. Scrivere per Franca è naturale, praticamente. Adesso ci dici te, ma quando scrivi, dove trovi il tempo di scrivere le commedie, le poesie? Quando è che scrivi tu? Quello è tempo rubato al sonno, e no, rubato. È il sonno che regala tante cose. E sono i personaggi che ti fanno alzare dal letto e dicono: Franca, è ora di scrivere. E si presentano ad uno a una matita che non ho mai avuto da piccola. E piano piano le mani cominciano a scrivere e i personaggi corrono veloci davanti agli occhi e mi seguono e compongono. E quindi è una magia scrivere. E il tempo, sì, tenendo un figlio da una parte e una matita da un'altra, un su, brugget, a girare, non c'è più niente. Non c'è più niente. E magari il brugget, il falconer, c'è brugget a calos del brugget. Tanto è così. Quindi perché quando salta, c'è niente affetto qua fuggia. E te ti fermi, qualsiasi cosa tu stia facendo, dormire, mangiare, ti fermi e corri a scrivere. Certo. Dai le ore lì, cioè, bloccata su una seggiola e è tardi e il sudore ti bagna il foglio, lo cambi, però non smetti di scrivere. Ecco la magia dello scrivere, sì. Però mi dicevi l'altro giorno che tu hai anche bisogno del silenzio, però, eh? Non ci deve essere troppa confusione, perché tu no. C'hai tante cose dentro, quindi sì. Bisogna che ascolti quelle, no? Non quello sì. Che c'è in giro, vero? Sì, devo essere un silenzio totale, non deve volare una mosca, perché loro lo sanno, le mosche non girano intorno, eh? Perché dopo mi arrabbio. Allora, silenzio, tutte le zanzare, tutti zitti, silenzio totale, sennò qualsiasi piccola cosa mi distrae e perdo il filo e quindi devo stare concentrata lì. Ecco, questo sì. E allora preferisco il buio. Quindi anche la notte. Quindi anche la notte. È bello scrivere d'estate. La notte sì. D'estate. Fuori, all'aperto. Sì. E c'è un bel terrazzo. Con i miei fogli e la mia matita, sì. Ecco. Poi, Franca, allora, non so chi c'era anche 2 anni fa alla presentazione del libro L'altrena della vita, dove appunto, come dicevo prima, raccontava la sua vita. Questa volta è un libro di poesie dedicato a Pesaro. Pesaro, lo sappiamo tutti, è la città delle tante M, no? Si dicevano mare, monti, musica, mobili, maioliche, motori e io direi anche mercantini, no? Ci sta, bisogna che a Pesaro troviamo le ceramiche che portano a casa della mercantini. Certo. O a teatro, perché è il teatro il tuo luogo ideale. Ma parlando di Pesaro, sì. Parlavamo di mare e di monti. Sì. Te c'hai 2 poesie belle dedicate al mare e ai monti. Sì. Le vogliamo dare un assaggio, così invogliamo anche un po'
il pubblico del ad, ad acquistare il libro? Perché questa l'ho scritta perché io abito, nella mia, dove abito io, il Monte San Bartolo è proprio di rimpetto e lo vedo, lo scruto, lo guardo e allora mi sembra a volte di essere a contatto, con, lo controllo, ecco, lo amo. Allora io scrivo questo roba. Adesso a Mars, perché carina, ma che tocca al ses. Allora. In onore al monte. Il Monte San Bartolo. E io scrivo. E mi piace, e mi piace, e mi monta la mattina. Quando il sole asciuga gli occhi, bagnetta la brina. E mi piace, quando scoppia la calura, e ogni albero e fa un brel per dei frescura. E il mi piace, quando si indormenta pianin pianin, e i grep gli improvvisne un bel concertin. E il mi piace, quando il gambia i vestiti le stagioni, ma quanti dan fuoco, mi chiappa un gran magon. Questo è il mio monte. Quando vedo alzare il fumo è molto triste. È solo la prima che a me i pompieri. Ecco. Aspetta, aspetta, rimani lì, rimani lì, rimani in piedi. Sì. Perché sì, c'è anche il mare. Eh? C'è anche il mare importante per certo, te, Franca. E hai scritto una poesia anche sul mare. E questa l'ho scritta quando al mare c'era la mucillagine. Non so se vi ricordate, ma era talmente appiccicosa che sembrava una colla che si attaccava addosso. Dopo tanta arrabbiatura e avvilimento, io vedo finalmente il mio mare, la mia marena, come quanta irracina, l'acqua chiara pulita, la mucillagine sparita, sì, come ti incanta, come se fosse te il mio record d'un santo. Che commosso da tanto dolore la fa stenda la mente, ma il Signore. Commossa guarda st'acqua pulita, ombre d'infanzia le archiappa vita, solo per un attimo, un momento, freschi risette e capelli al vento, e il sole scota, e il cielo turchin, i londi e bianchi come i denti fiolini. Ecco com'era il mio mare. Finalmente. Hai fatto un tofco, hai buttato mezzo litro d'acqua salata dalla contentezza. Franca, allora, come dicevamo, poesia e teatro, sa, i confini sono molto, molto, molto sottili, perché nel tuo teatro c'è poesia, nelle tue poesie c'è teatro, l'avete vista esatto, tutti, quando le recita lei non, sa, non riesce a stare a sedere, si deve alzare in piedi. Io volevo riprendere anche una frase che c'è nel libro, nella presentazione di Daniele Vimini, perché è molto bella, che dice che tu dei pesaresi o delle nostre vite in generale sai raccontare virtù e debolezze senza sminuire, senza giudicare, questo certo, è molto bello, lasciando invece una indicazione di valore, eh? Cos'è Pesaro per Franca? Pesaro per Franca... A parte essere nel cuore, come... Pesaro per Franca, dunque io la conosco, se vuoi sapere questo, palmo per palmo. La conosco come conosco tutti, tutti i luoghi, tutti i buchi immaginabili, perché sono sempre stata una bambina curiosa. Quindi una via, un portone molto basso, volevo vedere, misurarlo, andare dietro per vedere chi passava. Magari mi immaginavo una persona molto bassa oppure gobba, per prima volta era pende gobba, adesso no. E comunque, quindi, cioè, le vie strette,
Sì, le vie strette, misurando con le manine o entrando nei sottopassaggi. Quindi era sempre un'attenta osservazione di quello che vedevo e di quello che mi incuriosiva tutto, la formica, il grillo, lo prendevo qui, la rana sopra la mano e poi la facevo saltare. Quindi questa curiosità molto infantile e anche da grande... ti è rimasta, quella curiosità si sente, perché il tuo sguardo è sempre quello di una bambina curiosa, no? Non c'è mai quella... E sapendo che sei sempre stata una bambina curiosa, come la festa del porto, come il San Bartolo, come il mare, tu hai girato luoghi, ma ti piacciono tanto anche le persone. Certo. C'è una poesia che mi dicevi prima che volevi fare a tutti i costi, perché sì, volevi anche fare sorridere, perché sì, poi il senso del sorriso per Franca è fondamentale proprio in tutte le sue cose. Lei sorride sempre e vuole soprattutto fare sorridere. Certo. C'è una poesia che tu volevi dire, che era sui coriandoli, qualcosa del carnevale. Il coriandolo del ricordo. La vogliamo sentire, Certo. Dai. È certo. E allora, questa la intituleda Coriandolo del ricordo. È dedicata al carnevale. A Varcurdegua c'era bel una volta il carnevale, i feve i veglioni in tutti i paesi, in cesel senza perdesi, s'adottavlen, sedi, banchel, lupè, uma e bracciate. L'orchestra la se chiameva complès, qui chi suoneva, i suoneva temper, ma pinte entusiasme a canit, i suoneva fin tant chi n'era snit. Che calic de fum, che allegria, valeva la nonna, la madre, la zia, a sé tutti insieme, giovane e anziani. E quanti giovnozza resi, i giva balletti paesi, e aveva un'aria de baldanza, sfoggian tutta l'eleganza, i calzon sa la piga secca, in la bocca la sigaretta, ben pettinezza la brillantina, la camicia fresca de varichina. Le scar del sì, bello stret, sai sopra tac nov e assulet. E chi gagai in pomate, i gireva con i galli del merchet, e sa la mossa cascan, e mandeva da balegue si cantan. Signora, sa suffiola, a posfe un bal, sa me a so furestir, an so del gal. Avenga balema qua so, perché ave le fioli belli fu bel po'. E clemedre lusinghet le limeva la bocca d'un se sospired, e le pensava già di avere un gendre de città, quant sì, quant no, oh, ta sentì, a vedrò, e passezza il carnevel, sai su coriandol e le sustel, ma basta chiuda gli occhi e un po' di fantasia, e t'artrò il tuo carnevel e la tua bella compagnia. Grazie. Lo vedi che ci commuoviamo tutte e due, eh? Ci commuoviamo e ci emozioniamo tutte e due. Certo. Allora, pensate che con questo libro, la cosa bella di questo libro è che un po' le emozioni che avete vissuto adesso le potrete continuare a vivere, perché Franca ha sposato la poesia ma con la tecnologia, proprio come Pesaro 2024, no? Quindi all'interno
di questo libro, ci sono dei QR code e voi potrete ascoltare la voce diretta di Franca, come avete sentito la prima poesia all'inizio, che vi recita così, come stasera, le sue poesie. Questa è una cosa molto, molto, molto bella. Tu cosa pensi? Te cosa ti viene in mente di tutte queste persone che acquisteranno il libro e ti ascolteranno con il telefonino, sentiranno la Franca che recita? Cosa pensi te di questa roba così strana, eh? Come la chiameremmo in dialetto? Non lo so, il QR code in dialetto, come si dice? Gli dirà, ah no, madonna, questa è la stamezzetta? Ah, ma questa è la stamezzetta? Può darsi, può darsi. Senti, però io volevo quasi concludere, insomma, questo incontro di oggi, perché noi abbiamo riso. Vuoi l'acqua? Vuoi l'acqua? Grazie. Ecco qua. Abbiamo riso, abbiamo scherzato, però nel libro troverete anche una poesia di Franca molto, molto, molto importante. Un messaggio di pace di Franca, perché lei ci tiene davvero tantissimo, ce l'ha nel cuore questa cosa. E la poesia si intitola Arcobaleno, è una poesia in italiano, quindi avrete anche questa cosa no, diversa dal solito. E io leggo l'intro e tu poi declami la poesia. Vuoi che leggo io l'introduzione a questa, certo, a questa poesia? Certo. Ieri ed oggi Pesaro, la mia, la nostra città, con le tradizioni del suo passato, il suo presente di trasformazione, il suo futuro di innovazione, riconosce e mantiene lo spirito di accoglienza, integrazione, solidarietà e pace. Ecco a voi Arcobaleno. L'arcobaleno, questa mi è venuta, l'ho ispirata guardando l'arcobaleno che era sorto dal monte e si tuffava in mare. Dico, ma che meraviglia, l'ho sempre ammirato da bambina, quindi per noi quando c'era era una festa, era portatrice di cose buone, anche se ne vedevamo poche in giro, però c'era la speranza, perché questi colori erano così belli e vivi che mettevano al cuore l'allegria, anche se da pazza non c'era niente. Pazienza. Allora ho scritto questa poesia, l'arcobaleno. All'improvviso il temporale, tuoni e lampi squarciano il cielo. Danzano funeste le nuvole vestite di nero. La terra, rugosa e setata, beve estasiata. La campagna si è fatta silenziosa. L'acqua scende copiosa, riempiendo i fossi e i condotti che gorgogliano ghiotti ghiotti. Ed ecco che pian piano il tuon si fa lontano e quelle nubi nere si fanno schiuma lieve. La terra lavata e vestita festa, il cielo innamorato le mette una corona in testa. È l'arcobaleno che dopo il temporale annuncia il sereno. In questa terra dove non è mai sereno, io vorrei vedere spuntare un arcobaleno scintillante e rotondo che abbracciasse tutto il mondo, annunciando alla terra non più dolore, terrorismo e guerra, ma solo il sereno dell'arcobaleno. Solo il sereno. Come annunciavano i bimbi
che sembrava che arrivava qualcosa di buono. Facciamolo sorgere questo arcobaleno. Grazie. Allora, avete sentito, no? Avete i brividi? Vi rimarranno, perché adesso c'è un altro regalo di Franca alla sua città. Io chiamo Thomas, che mi dà una mano a presentare una chicca finale proprio da brivido, perché noi abbiamo un personaggio che tutti hanno anche imparato a conoscere di più di quello che conoscevano prima, perché l'anno scorso è arrivato in finale a The Voice Senior. Cioè, è entrato nelle case di tutti gli italiani. E poi ha seguito Franca e ha fatto delle bellissime collaborazioni. Nel 1999, in 2000, ha collaborato al Pavarotti Ambiente, era il pianista accompagnatore durante le prove dell'evento e poi ha curato anche diversi arrangiamenti, quindi veramente un artista, un musicista, fin da piccolo, devo dirlo, perché poi lui è qua a Pesaro, al Conservatorio Rossini, dove si è diplomato, una carriera che è sempre stata un po' dietro le quinte, poi da The Voice Senior ha guadagnato il proscenio e ha veramente deliziato il pubblico con le sue capacità e la sua musica. Lo chiamiamo? Assolutamente sì. Claudio Morosi. Sì, sì, fai, pure, baciala. Baciamola Franca. Claudio, ben arrivato, grazie. Allora, perché lo facciamo sedere subito al piano? Perché la sorpresa di questa sera, l'annunciamo insieme, Liz, dai. Sì, perché sì, c'è dai. Una bellissima poesia all'interno di Pesaro del Cor, che è dedicata alla città di Pesaro, alla mia città. Ed è una poesia talmente bella che quando Claudio l'ha ascoltata ha detto: non possiamo non farla diventare una canzone un inno musicale di Pesaro, quindi sarà l'inno di Pesaro, e per cui non l'ascolterete dalla voce di Franca, ma dalla voce diretta. Vedrete delle bellissime immagini della nostra città, delle foto, delle immagini inedite, accompagnate dalle parole della poesia di Franca Mercantini, oggi interpretata dalla voce di Claudio Morosi. Buon ascolto. Grazie. Guardate il video, non guardate me. In questa città che è tutta un incanto, dove prima degli avi miei divoravano gli dèi, e tanta beltà può confermare. Guardando i colli qui dal mare, la terra ove essa è nata, una conchiglia sembra spalancata, è la sua perla preziosa, Episaurum, la generosa. Quando il cielo si sposa col mare, pigramente il sole lo si vede tramontare, poi prima che tramonta di mille colori la città inonda. Quando sorge la luna pallida d'amore, abbellisce ogni cosa col suo chiarore. Cara dolce città, non voglio decantare solo
la tua beltà, ma voglio ricordare chi per amore ti diede il suo sudore, chi ti diede fama, cultura, musica e pittura, chi la stessa vita ti ha dato, chi povero e sfortunato conforto sulle tue pietre a cercare, chi a te rubato e abbandonato. E tu, come madre generosa, accetti dai tuoi figli ogni cosa. E tu, come madre generosa, ed io come figlia non esemplare, nel tuo caldo grembo in eterno vorrei riposare. Signore e signori, il maestro grazie. Claudio Morosi. Parole di Franca Mercantini, musica di Claudio Morosi. Brava Franca, non io. E ispira, è ispiratrice. Claudio, vieni pure vicino a me. Sei d'accordo con me quando parlo di il fatto che gli artisti attirano persone di competenza, di sensibilità e riescono veramente a creare dei capolavori? Penso Franca ha ispirato questa cosa, cioè come Petrarca per Monteverdi, io non sono Monteverdi per carità, cioè quando un artista è bravo a scrivere le cose vengono così, proprio fluenti. Poi è pesarese, Pavarotti amava tanto Pesaro, io andavo a trovarlo ogni tanto su in villa e una volta gli ho chiesto, io sono di Fano, no? Questo maestro, ma perché non viene a abitare a Fano? E lui mi ha detto, ma Fano mica c'è Baia Flaminia. E mica c'è il San Bartolo lo stesso. E poi non c'è la Franca Mercantini, cioè voglio dire, siamo a Pesaro, non a caso. Franca, hai conosciuto mai Pavarotti? No, Franca, hai mai conosciuto Pavarotti? Dal vivo? No. L'ho visto sempre in fotografia, no? Cioè, in televisione. Cosa si è perso? Claudio, grazie mille. Chi volesse seguire Claudio nella sua carriera può seguire sui social Claudio Morosi Official, quindi chi lo vuole seguire lo può fare sia con Instagram che con Facebook. Grazie mille. Noi ricordiamo il libro Pesaro Tel Cor. Io voglio ringraziare nuovamente gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione del libro, ovviamente Riviera Banca, Char S.P.A., Coop di Villa Fastigi e Tagliabracci Group. Quindi mi raccomando, acquistate il libro e regaliamo ancora una volta a Pesaro e alla nostra Franca Mercantini il più grande applauso che possiamo dalla lusfera di Pesaro. Piazza del Popolo, Pesaro, omaggia Franca Mercantini. Grazie Franca. Grazie Franca. Facciamo una foto insieme, Franca, insieme, almeno noi. Una foto, la facciamo insieme? Qualcuno ci fa una foto? Chi è che ci fa una foto? Diego, chi è Diego? Ci fai una foto insieme? Sì, basta che c'è un... Io voglio ringraziare ancora una volta il combinatore Caldari che ha, insieme a Riviera Banca, contribuito.